Buongiorno, io sono Francesco Pasati e in questo tutorial ti presenterò la nuova modalità, il nuovo servizio che ha introdotto il Tribunale di Velletri per quanto riguarda la prenotazione online presso le cancellerie dell'ufficio giudiziario. A seguito dell'esperienza del Covid, anche per evitare assembramenti e tutelare la salute di tutti, sia dei dipendenti sia soprattutto degli utenti, il Tribunale di Velletri, in collaborazione con aste giudiziarie, ha avviato questa nuova modalità per la prenotazione online degli appuntamenti proprio per semplificare, gestire e regolamentare l'accesso in cancelleria e soprattutto, come ti ho detto, preservare la salute di tutti. In questo tutorial appunto ti mostro i passi operativi sia di registrazione sul sito del Tribunale di Velletri e sia di prenotazione presso le cancellerie. Basta collegarsi, apriamo il nostro browser, basta collegarsi sul sito tribunaledivelletri.it, nell'home page, sulla colonna a sinistra, troverai appunto il servizio prenotazione appuntamenti presso le cancellerie. Clicchiamo sul tasto accedi, troveremo la possibilità di avere delle informazioni sul servizio e effettuare poi la prenotazione. Cliccando sulla informazione di servizio troverai infatti che cosa? Che al momento il servizio è regolamentato nell'ambito del settore civile, contenzioso civile, dove potrai vedere qua l'ambito delle esecuzioni immobiliare, nella sezione lavoro, volontaria e giurisdizione in ambito famiglia e giudice tutelare. Oltre che ci sono anche le spese di giustizia, potrai anche qui prenotare l'appuntamento per ritirare le copie esecutive. Sotto è indicata anche la procedura per registrarsi ed effettuare la prenotazione, che è proprio oggetto di questo tutorial. Adesso entriamo nel pratico e vediamo come si effettua la registrazione sul sito del Tribunale di Velletri. Basta cliccare quindi prenotazioni online, appuntamento presso le cancellerie. Il sistema ci reindirizza a questa pagina di login. Essendo il nostro primo accesso, clicchiamo su Registrati. Il sistema ci reindirizza a questa seconda pagina, come puoi vedere. La registrazione è composta in tre fasi. La prima fase è la compilazione di un form online. Ci sono dei campi obbligatori contrassegnati dall'asterisco. Qui è da inserire la mail ordinaria e non la posta elettronica certificata, perché la posta elettronica certificata è inserita in questo campo, che non è un dato obbligatorio, ma io ti consiglio di inserirla lo stesso. Una volta che abbiamo compilato questi campi, clicchiamo su Avanti. Entriamo nel secondo step, che è l'accettazione delle condizioni privacy della normativa. Nella terza fase è il termine della registrazione, dove il sistema ci avvisa che ci manderà in automatico una mail nel nostro indirizzo censito, dove sono indicate la nostra username e la nostra password. Entriamo infatti qui, come puoi vedere. Questa è la mail che il sistema ha mandato a me. Io mi sono registrato prima per testare anche un attimo il servizio. Come puoi vedere, c'è la username, che è il proprio codice fiscale, e la password. Questa è una password temporanea. Infatti, al primo login, il sistema ci chiederà di modificare la password e inserire una nostra password personale. Ti ricordo che la password deve avere un carattere maiuscolo, un carattere minuscolo e dei numeri. Non sono richiesti dei caratteri speciali. La lunghezza deve essere minimo di 8 caratteri. Ok? Rientriamo qui. Adesso, una volta che quindi ci è arrivato il sistema e abbiamo preso la password, clicchiamo e abbiamo modificato la password, clicchiamo e entriamo per effettuare che cosa? La prenotazione online. Inserisco appunto il mio codice fiscale. Password che ho scelto. Entrati nell'area riservata, vediamo appunto una schermata di home page dove appunto ci dà il benvenuto, dove ci ricorda che nella sezione anagrafica possiamo modificare integrare la nostra anagrafica e possiamo effettuare anche il cambio della password e effettuare la prenotazione. Clicchiamo infatti su prenotazioni online dei servizi.
Qui sono indicati appunto gli uffici dove è possibile effettuare la prenotazione. La prima volta che facciamo una prenotazione, per esempio, nel chiamo caso dobbiamo ritirare delle copie esecutive di un decreto ingiuntivo, ci compare questa schermata e va flaggato il campo attiva. Flaggato il campo attiva, clicchiamo su accedi. Qui abbiamo adesso questa schermata qua dove ci dà la possibilità di vedere un calendario nella settimana quando i posti sono prenotabili. Possiamo andare per data, quindi fissare una data, vedere vai oggi, oppure ricerca i prossimi posti liberi. Vediamo che in questa settimana non è possibile prenotare. Clicchiamo su ricerca prossimi posti liberi. Mi compare appunto questa schermata dove appunto sono indicate gli orari e il giorno in cui posso presentarmi. Se tu puoi vedere, in questo caso qua ci sono slot, ci sono già degli slot di tempo prefissati. Ok? Vediamo qua, se seleziono per esempio martedì 14 luglio, in questa schermata qua tu puoi vedere appunto il nome e cognome, l'orario prefissato, la qualifica, quindi avvocato, curatore, ausiliario del giudice, parte del procedimento, CTU, pubblica amministrazione, utente privato non qualificato. Se io clicco per esempio utente qualificato non qualificato, utente privato non qualificato, sotto qua è il campo obbligatorio, motivazioni dell'adempimento per il quale si accede con indicazione del numero di ruolo, delle parti, del tipo di atto da depositare o dell'incombente da svolgere. Mettiamo in questo caso simulazione prenotazione appuntamento. Cliccando su salva. Ok, le verrà inviata una mail di conferma al suo indirizzo di posta elettronica. Si prega di verificare anche nella casella di posta indesiderata in caso di selezione. Ok, continua. In questa schermata ti faccio notare anche altre cose, per esempio le mie prenotazioni. Quindi qua, nell'ambito della cancelleria civile, ecco qua, io sono il numero 5 della prenotazione, ovviamente è ripetuto tutti i dati che erano presenti nella schermata. Hai la possibilità di stampare la ricevuta. Il sistema ti dà questa possibilità, tu mi ti dà la possibilità anche di modificare, ecco, prenotazione, di stampare la prenotazione, che è questa qua, che è riepilogativa di tutto quanto. Oppure ti dà la possibilità di modificare la prenotazione o di eliminare la prenotazione. Qui hai l'agenda completa in questo menu. Ho fatto appunto ieri delle simulazioni, delle prove così da vedere. L'agenda completa inerente alla cancelleria che è stata selezionata. Ok? Qua la possibilità di cambiare il servizio e quindi vedere appunto il contenzioso civile in quale cancelleria ho abilitato per l'accesso. Infatti ti dico anche un'altra cosa, il sistema, e adesso infatti vediamo, manderà una mail. In questo caso, nella prima sperimentazione, nella prima prova che ho fatto, una prenotazione, una simulazione della prenotazione presso la cancelleria, ti arriva appunto questa mail dove ti riepiloga tutti quanti i dati inseriti. Ti faccio notare che all'interno della mail c'è anche un file ICS. Questo file ICS è utile che puoi salvare in locale e sincronizzare con il tuo Google Calendar, con il calendar dell'iPhone o con Thunderbird o Outlook. Quindi questo appuntamento lo puoi trovare anche nel tuo calendario di riferimento. Basta cliccare e scaricare, cliccare su scaricare e doppio clic e in automatico ti verrà sincronizzato il tuo calendario. Ok, hai la possibilità appunto di tornare qui di modificare ecco le varie cancellerie, vedere i servizi e avere appunto una visione completa di tutte le attività che puoi svolgere. Ti ricordo appunto che se puoi mandarmi anche un feedback sotto nei commenti o dei suggerimenti o delle idee, così da poter anche condividere con il tribunale. Se ti fa piacere e vuoi ricevere altri tutorial, ti puoi iscrivere anche al mio canale YouTube PCT Facile.
quindi, e attivare anche la campanella per quanto riguarda ricevere le notifiche per le nuove pubblicazioni. Io ti ringrazio e ti auguro una buona giornata.